passare da Macerata Feltri a Campofilone, il binario parallelo contro il Covid, indispensabile per salvare la tenuta della sanità marchigiana di fronte all'emergenza e quindi aggiornare il piano pandemico. 200 posti letto aggiuntivi diventano la traduzione dell'accordo tra la Regione Marche e le cliniche private del gruppo Coscare, più 20 garantiti dall'associazione Ospedali Privati, che si preparano i loro percorsi separati ad accogliere pazienti Covid a medio-bassa intensità assistenziale. Il gruppo Cors ha messo a disposizione un numero importante di posti letto per pazienti Covid nelle sue strutture distribuite un po' in tutte le realtà regionali. Oltre ai 50 posti letto di Campofilone che rimangono confermati, che sono già in piena attività, verranno attivati 30 posti letto a Porto Potenza, in un padiglione separato del complesso del Santo Stefano, 38 posti letto più 43, quindi circa 80 posti letto a Residenza Dorica in Ancona, in zona Baratto, in collaborazione con l'IRCA, che gestisce una parte di questi posti letto in collaborazione con noi, e 30 posti letto a Macerata Feltria. Se non bastasse neanche questo ulteriore aumento di posti letto, in particolare nell'Urbinate si ricorrerebbe all'ex ospedale di Cagli. In una seconda fase, nel caso in cui nell'Urbinate sia necessità di avere ulteriore disponibilità, potrebbe essere convertito in Covid anche l'ex ospedale di Cagli, che abbiamo noi in gestione, dove ci sono altri 30 posti letto disponibili. A fronte delle cliniche private oggetto dell'accordo con la Regione, ne rimarranno pulite altre 7 nel territorio marchigiano, che però compenseranno tutte quelle attività ambulatoriali di ricovero Covid-free. Oltre a Stellamaris, Villana di San Benedetto e Villa Verde di Fermo, ci sono altre 4 strutture del gruppo COS. Rimangono rigorosamente Covid free tutte le altre attività del gruppo, a partire da Villa dei Pini, che lavorerà a supporto del sistema pubblico per erogare cure e prestazioni sia di ricovero che ambulatoriali a pazienti che hanno necessità di cure di altro tipo, che in questo momento potrebbero trovare difficoltà ad accedervi, così come il Santo Stefano nel suo complesso, Villa Adria, il centro Marcucci di Ascoli, Santo Stefano di Villa Fastigi a Pesaro e tutto il sistema delle nostre RSA.